Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Cesare Valletti. Il 13 maggio del 2000 ci lasciava un grandissimo tenore, Cesare Valletti. Era nato a Roma il 18 dicembre del 1922. Oggi, il 19 di maggio, noi vogliamo ricordarlo. Innanzitutto per riparare in qualche modo al fatto che l'anno passato, che era appunto il 22, l'anno del centenario di Valletti, ben poco è stato fatto del mondo della lirica, per ricordare un tenore di grande qualità e di alto valore, soprattutto per aver portato avanti, per certi versi, l'eredità di un grande canto, legato soprattutto al genere lirico leggero, legata alla figura di uno dei più grandi artisti di tutto il secolo, cioè Tito Schipa. Con Tito Schipa, infatti, il tenore di origine romana aveva studiato per debuttare poi nel 47 in un'opera che sarebbe stata sicuramente uno dei capisaldi di tutta la sua carriera, cioè La Traviata, proprio nella Puglia che aveva dato i natali a Schipa stesso, non nella città di Lecce, appunto la città di Schipa, ma a Bari, con il ruolo di Alfredo, che come vedremo rimarrà un personaggio assolutamente a lui legato. Nel giro di pochissimi anni raggiungerà i massimi vertici. Tra i momenti più importanti c'è il debutto a Roma nel 1950, nel Turchi in Italia, con la ripresa leggendaria, il primo incontro tra la Callas e Visconti, e uno dei primi incontri anche tra Valletti e la Callas stessa, che sarà una delle sue grandi partner, a cominciare dalla celeberrima edizione della Sonnambula del 55, sempre con Visconti e con la direzione di Bernstein, a una delle ultime allestimenti della Traviata, quella del Covent Garden, nella seconda parte degli anni 50, in cui appunto entrambi canteranno una delle traviate più intimiste e di alto livello che si possano oggi ricordare. Grande quindi è la sensibilità artistica, vocale e musicale. Tra le tante pagine per ricordare l'arte di Valletti, abbiamo scelto di presentare una delle opere che maggiormente lo vedono legato al canto di Schipa, che appunto è l'Elisir d'amore. Diciamo che Valletti presentò per certi versi la continuità con il canto di Schipa per la voce legata a fior di labbro, per un certo tipo di dolcezza di emissione e di dizione che poggiava con spontaneità sulle consonanti, per dare poi quindi un canto dolcissimo. Si opponeva per certi versi all'artefatta proposta artistica di Tagliavini, che a sua volta era per certi versi un continuatore di Schipa, ma in Valletti c'era anche una tecnica più scaltrita e una maggiore propensione per il canto rossiniano e per quello di agilità. Ritroviamo quindi veramente un ammodernamento del canto a fior di labbro di Schipa che guadagnava anche in dizione ed in incisività. Non dobbiamo dimenticare infatti che molte sono le incisioni rossiniane, italiane in Algeri nel ruolo di Lindoro, il principe Ramiro nella Cenerentola e addirittura negli anni 60 abbiamo la prima edizione autenticamente completa del Barbiere di Siviglia in cui proprio Valletti riaprirà per la prima volta, diciamo in un ambito codificato di un certo valore, la grande pagina, il grande rondò, cessa di più di esistere
del barbiere di Siviglia, dando quindi un primo movimento di quello che sarà poi l'ambito rossiniano degli anni successivi. Tra le tante pagine, si diceva, si è scelto proprio l'incisione del 52 dell'Elisir d'amore nelle due grandi pagine di Anne Morino, Quant'è bella, quanto è cara e Una furtiva lacrima. Queste incisioni sono grandissime, sono riconosciute come di alto livello dalla critica. Leggiamo infatti quello che propone, a proposito di questa edizione, il Teatro d'Opera in Disco di Rodolfo Celletti. Valletti, un poco portato a falsettare nei pianissimo, confronta soprattutto Una furtiva lacrima, incorre in qualche eccesso di sentimentalità. Nei recitativi il timbro è un poco chioccio, effetto dell'imitazione del tardo Schipa. L'aria d'entrata denuncia qualche tendenza a cantare aperto. Tuttavia, nei duetti con Adina, Dulcamare e Belcore, e sebbene la cattiva registrazione infierisca soprattutto su di lui, Valletti è il tenore fantasioso, eloquente, emotivo e squillante negli acuti, che personalmente io pongo al di sopra di qualsiasi altro sbocciato nell'immediato dopoguerra. Il suo malinconico trepidante è di anacredime ed antologia e può forse competere con un vecchio 78 giri di Schipa, ristampato dalla RCA. Come vedete, anche Celletti, pur evidenziando qualche difetto che a oggi è difficile riconoscere, come molto spesso è difficile, diciamo, condividere in molti aspetti la critica che Celletti muove a tanti grandi artisti, gli riconosce comunque la statura di uno dei più grandi nemorini di tutta la storia del disco, cosa che assolutamente noi non possiamo fare altro che confermare. E conferma poi in maniera anche più puntuale, sempre evidentemente riconoscendo i meriti eccezionali della pura vocalità, anche Elvio Giudici nell'opera in CD e video. Elegiaco, tutto trepidazione, slanci trattenuti, il suo canto si rifà abbastanza palesemente al modello Schipa, ivi incluso qualche suono troppo nasale o troppo aperto, o tutti e due, senza magari uguagliarne la perfezione formale, ma in compenso modernizzandone moltissimo l'espressività, grazie alla maggiore energia, se non proprio passionalità, del fraseggio. Adina Credimi, ad esempio, ha un calore e una sincerità affettiva tuttora esemplari, al pari di un bellissimo duetto con Belcore e di Una furtiva lacrima, entro la cui classica immacolata perfezione formale l'accento introduce screziature di trafiggente intensità, rendendo così, con straordinaria efficacia, quell'atmosfera di amore, di malinconia dolorosa, eppure dolcissima dell'amore provocata, che dell'aria il profumo segreto e non di meno essenziale. Fondamentalmente il merito che Giudici riconosce, ed è quello che noi sentiamo come più autentico, che abbiamo più volte evidenziato, è la volontà di modernizzare per certi versi e rendere personale il modello di Schipa, dimostrando quindi di averlo completamente assorbito e di avere la possibilità di averlo rielaborato. Innanzitutto su un piano tecnico, poi su un piano formale, per giungere poi a quello interpretativo. Resta quindi di fronte a noi una grandissima incisione, quella appunto di questo Elisir d'amore, che nelle due pagine che oggi andiamo a presentare proprio per ricordare Valletti, sono appunto Quant'è bella, quanto cara e Una furtiva lacrima. Queste pagine sono state registrate nel 1952 sotto la direzione di Gianandrea Gavazzeni col coro e l'orchestra Rai di Roma. Un ricordo quindi assolutamente sentito e dovuto a un grandissimo artista. Buon ascolto, buon compleanno per certi versi in questo dei cent'anni di questo 2022 che ormai è passato, ma comunque per noi è ancora una data e un augurio importante. E buon ascolto e buona giornata a tutti.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.